C'è stato sicuramente uno stop rispetto all'azione di presidio anche esterno di una zona che sappiamo è una zona difficile. La scelta di togliere i tavolini e sedie davanti al nuovo fast food della stazione dopo l'ennesima rissa violenta sembra aver assegnato un punto a favore al degrado rispetto all'azione di presidio del territorio che il nuovo locale voleva avere. L'assessore al commercio Bressa di certo non sostiene la scelta di aver eliminato il plateatico che si affacciava sulla via, di recente intitolata Norma Cossetto, proprio davanti alla stazione dove un tempo c'era una sala scommesse e chiede una marcia indietro. I residenti che ieri avevamo sentito sono preoccupati, per questo anche l'amministrazione comunale chiede un intervento delle forze dell'ordine per riportare la situazione sotto controllo. Quello che noi stiamo facendo con la polizia locale è di assicurare il più possibile sostegno a questa attività con una presenza costante, però bisogna dire con chiarezza che per risolvere problemi di spaccio dove ci sono reati di un certo tipo è evidente che serve un'azione che in questi giorni ho definito corale, cioè un'azione che deve vedere in prima fila le forze dell'ordine coordinate dalla prefettura. Il comune inoltre vuole spronare nuove attività commerciali ad aprire in quella zona così difficile perché la presenza di negozi locali potrebbe allontanare spacciatori e sbandati. Io spero che anche altri possano aprire in quella zona, dipende anche dalla volontà dei proprietari immobiliari di mettere dei prezzi, diciamo, che siano ragionevoli e legati al mercato attuale.